Intanto non sono neanche questi, perché io ho finito di fare il sindaco ieri alle 5, perché hanno firmato e hanno dato potere all'altro sindaco. Io sono Sereno e è stata per me un'opportunità della vita straordinaria, 5 anni a poter servire ancora di più la città in un ruolo che non l'avevo mai avuto. Io ripeto sempre, ho fatto 47 anni di battaglie sociali, 42 sono state nelle strade, entrando in questo palazzo a chiedere conto e ragione di quello che facevano i sindaci. Ho molto protestato, ma sempre con una proposta, mai proteste fino a se stesse. Poi ho fatto 5 anni dall'altro lato della barricata, stando dentro l'amministrazione. Abbiamo fatto, e sapete quello che abbiamo fatto, i bilanci, abbiamo cambiato le partecipate che erano devastate, c'erano mezzo miliardo di debiti, pieni di riequilibrio, tante cose che molta gente non conosce, non sa, non tocca con mano. Noi abbiamo cambiato, abbiamo fatto una rivoluzione qua dentro, etica, culturale, siamo passati dal clientelismo al diritto. Non fare un atto clientelare è una rivoluzione bestiale in qualunque parte d'Italia. Bene, da domani farò quello che ho fatto negli ultimi 47 anni, mi sono impegnato a cercare di dare il mio apporto a questa città. L'ho fatto per 42 anni nelle piazze, nelle strade, entrando in questo comune, chiedendo conto e ragione a chi governava, l'ho chiesto facendo proposte, protestando pure, e poi ho fatto 5 anni qui dentro. Ora continuerò a fare quello che facevo prima. Già ci siamo riuniti con moltissimi ragazzi che sono interessati a questo cammino, dove, ripeto, la rivoluzione è passare dal clientelismo al diritto. Non è un banale, non è una cosa che si fa, purtroppo, dico purtroppo, qui dentro è impregnato di clientelismo, ogni pietra lo sa. Andiamo avanti, continueremo a fare questa azione, non mi cambia la vita se ho un titolo, tant'è vero che la gente mi diceva tu sei uno di noi, non hai cambiato mai un atteggiamento anche della faccia, ma certo io non penso di essere il titolo, io sono una persona che vuole migliorare giorno per giorno con tanti difetti e voglio confrontarmi con tutti per cambiare le cose. Cosa auguri al prossimo sindaco? Di fare meglio di me, però di essere coerenti con quello che ho detto in campagna elettorale, perché lo seguiremo e voglio che anche voi giornalisti siate precisi come lo siete stati con me. Che qua dentro ci deve essere il casinò, io lo voglio vedere. Che deve mettere solo 5 dirigenti e gli altri li manda a casa, io lo voglio vedere. Che fa il tram volante, lo voglio vedere. Dico per dirne 3 solamente. E perciò voglio che siate anche voi incalzanti con lui, vediamo i dirigenti quando li butta via. Fuori e ne lascia solo 5. Non che ora passa in cavalleria come se l'ha detto, che la campagna elettorale vuol dire che uno può dire quello che vuole. E no, ragazzi, che parla col Papa al telefono e dice questa cosa, non è un fatto privato e personale, offende un'intera comunità, perché il primo cittadino che va a dire mi ha parlato il Papa al telefono, io sono felice se fosse vero, ma se non è vero non lo può dire, diventa un'offesa alla modalità, ai modi. Io non ho niente contro l'errore. Guardate, il principio della non violenza, che l'ho ripetuto come un mantra, che si combatte l'errore e non l'errante, è fondamentale. Io non andrò contro la persona a De Luca. Io dirò bravo quando fa una cosa buona e non bravo, e chiederò conto e ragione sulle cose negative. Ora, vediamo se farà quello che ha detto, intanto, quello che ha detto, e di fare meglio in questa nostra città.